Salve amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi faccio vedere come si riduce la randa, quindi come prendiamo le mani di terzaroli su una randa di tipo tradizionale, su una randa con presa rapida di terzaroli, e vedremo anche come si effettua l'operazione con una randa avvolgibile nell'albero e la randa avvolgibile nel boma. Buona visione! Quando è il momento di ridurre le vele? Questa è una domanda che si fanno tutti. Avrete sentito sicuramente dire il momento ideale per ridurre la vela è la prima volta che inizi a chiederti: ma sarà il momento giusto per ridurre la vela? E ovviamente questa è una regola di buon senso, perché ridurre la velatura quando la situazione è ancora maneggevole, ancora comoda, quindi il vento non è ancora rinforzato, è molto meglio che aspettare che il vento rinforzi, quindi barca molto sbandata, diventa tutto molto più difficile. Quindi anticiparsi per tempo. Ad esempio, se voi vedete, se ad esempio vediamo che si avvicina un groppo, mettiamoci a fare per tempo la riduzione delle vele. Quando si vuole ridurre la vela, qual è il momento migliore per farlo? Il momento migliore per farlo, secondo me, è quando non ce n'è ancora bisogno. Quindi quando il vento pensate che stia rinforzando, non aspettate di sentire la barca troppo orziera o troppo sbandata. Quando la barca è sovraimbelata rispetto al vento, avere tanta vela è inutile, non serve a niente, la barca sbanda soltanto di più e non va più veloce. Quindi quando il vento sta aumentando, riducete la velatura con tranquillità quando non c'è ancora bisogno, perché poi sotto raffica forte l'operazione diventa più complicata. Quindi è sempre conveniente farlo preventivamente e non quando poi il vento è troppo forte, e vedete che la barca diventa subito più equilibrata, meno orziera, e quindi anche più sicuro navigare. Allora, per ridurre la nostra randa dalla bolina, quindi l'andatura migliore per effettuare l'operazione di riduzione è dalla bolina stretta. Allora amici, adesso ci troviamo con circa 19-20 nodi di vento e adesso andiamo a ridurre la randa. Allora, innanzitutto cosa facciamo? Diamo prima di tutto un po' di tensione al nostro amantiglio, quindi si cazza leggermente l'amantiglio. È opportuno anche mollare un po' il vane nel caso dovesse essere puntato. Io sono al timone e Antonio è alle manovre. Cazziamo un po' di amantiglio per togliere un po' di tensione dalla balumina della vela. Ovviamente va anche sventata leggermente la scotta della randa, ma non c'è bisogno di sventarla troppo. Dopodiché andiamo a mollare la drizza della randa. Della randa fino a un segno convenzionale che c'è sull'albero. Ora si recupera la borosa della prima mano di terzaroli. Ora io, per agevolare la manovra, mi metto con la prua leggermente nel vento in modo da togliere pressione alla randa. Si recupera la borosa della prima mano di terzaroli, si molla di nuovo l'amantiglio ed eccola la randa ridotta. E ora vediamo subito che la barca, immediatamente appena ridotta la vela, diventa subito più governabile. Allora amici, una cosa molto importante è ridurre la velatura in maniera simmetrica sia sulla randa che sulla vela di prua. Quindi andremo a ridurre contemporaneamente sia la randa che il Genova, o come in questo caso vedete abbiamo direttamente la nostra trinchetta incarrocciata sullo stralo di trinchetta.
questo perché la barca deve essere sempre il più equilibrata possibile. Se noi riduciamo soltanto la randa ma lasciamo la vela di prua completamente aperta, andremo a spostare il centro velico più verso prua, quindi creeremo uno squilibrio rispetto al punto di equilibrio della nostra imbarcazione. Allora amici, per prendere una mano di terzaroli sulla nostra randa, la prima cosa che andremo a fare sarà mollare il bang, se questo dovesse essere puntato, e cazzare la mantiglia. Dopodiché sventiamo la randa mollando la scotta e filiamo la drizza fino a un punto convenzionale che è indicato in testa d'albero. Dopo aver fatto questa operazione andremo a cazzare la borosa della prima o della seconda mano di terzaroli e vediamo che la nostra randa si riduce di dimensioni. Dopodiché rimetteremo in tensione la drizza se necessario e molleremo di nuovo la mantiglia. Mi raccomando, siccome facciamo questa operazione in bobina stretta, stiamo molto attenti a non far andare in stallo la nostra imbarcazione, quindi a non fermarci. Anche se la nostra barca dovesse essere sprovvista della presa rapida di terzaroli dal pozzetto, la tecnica comunque non cambia, è la stessa, con la differenza che utilizzeremo i ganci a collo d'oca posti sulla trozza del boma per creare un nuovo punto di mura. Se la nostra barca è sprovvista del sistema di presa rapida di terzaroli, si fa alla vecchia maniera, ossia molliamo la drizza il necessario per poter inserire la brancarella della prima mano all'interno del gancio che c'è sulla trozza del boma. Dopodiché attraverso i matafioni, che sono questi filetti che sono lungo la prima mano e la seconda mano di terzaroli, li leghiamo sotto al boma. Però diciamo che con la presa rapida di terzaroli dal pozzetto l'operazione è molto molto più semplice. Quando dobbiamo ridurre la nostra randa utilizzando il sistema tradizionale, quindi quello da piede albero senza il sistema di borose rinviato in pozzetto, vedete, utilizzeremo questi ganci per creare un nuovo punto di mura sulla trozza del boma, e queste cimette per legare la parte, per assicurare la parte della randa in eccesso intorno al boma. Ora noi abbiamo il lazy bag, quindi non servono in pratica. E diciamo però il sistema di presa terzaroli dal pozzetto è molto molto più efficace, molto molto più comodo, perché non devi mandare una persona all'albero a farsi la schiena. Vai! Sarai un buon comandante, ma come mozzo! Abbiamo, vedete, una mano di terzaroli messa, vedete questa brancarella della prima mano all'interno di questo gancio. Come potete vedere, la randa ha una superficie ridotta. E ora vediamo come si effettua l'operazione di riduzione della randa con l'avvolgiranda all'interno dell'albero. Per quanto riguarda la randa avvolgibile, ovviamente non potremo parlare di presa di terzaroli, poiché la presa di mani di terzaroli si effettua unicamente sulle rande inferite all'interno dell'albero, quindi per le rande tradizionali. La differenza principale con una randa avvolgibile è che noi potremo andare a ridurre la superficie della nostra randa a piacimento, senza essere relegati alla prima, alla seconda o a un'eventuale terza mano di terzaroli, anche se sulla base della randa sono presenti dei segni convenzionali che rappresentano una superficie velica simile alla prima o alla seconda mano di terzaroli, e solitamente vengono posti dal velaio in base al disegno della vela. Allora, la randa avvolgibile nell'albero è molto comoda, soprattutto per l'uso crocieristico, veramente è comodissima, però ha un difetto: ci può essere la tendenza a bloccarsi se la vela è spanciata. Poi, come noi possiamo vedere, siccome la randa si avvolge non esattamente al centro dell'albero, ma sul bordo
leggermente sfalsata sulla destra. Di conseguenza, per chiudere la vela, quindi anche per ridurla, è opportuno fare questa operazione non facendo fileggiare la vela come per la randa full button tradizionale, ma bisogna effettuare l'operazione in modo che la vela porti, perché deve essere abbastanza in tensione. Quindi sarà importante fare questa operazione mure a sinistra. Allora, per ridurre la randa avvolgibile nell'albero, andiamo a fare questa operazione. Innanzitutto mettiamo sul winch di dritta la manovra dell'avvolgiranda. Poi ragazzi, sia per ridurre che per ammainare completamente la vela, utilizziamo la stessa tecnica. È una tecnica che va fatta in bolina stretta, è l'andatura migliore per fare questa operazione. Quindi ci mettiamo di bolina. Ovviamente sappiamo che l'avvolgiranda può avere la fessura dalla quale fuoriesce l'inferitura spostata sulla lato destra o sul lato sinistra. Quindi la manovra migliore è farla con le mure opposta al lato dal quale esce la randa. Quindi ad esempio noi abbiamo la fessura dal quale esce la randa che si trova sulla destra dell'albero, quindi noi faremo questa manovra di bolina mure a sinistra. Quindi che cosa facciamo? Innanzitutto andiamo a cazzare la mantiglia. Ok, a mantiglio cazzato puntiamo anche leggermente il bang. Ok, bang leggermente puntato, in questo modo il nostro boma sarà perfettamente ortogonale all'albero, in modo da evitare che si vengano a creare delle pieghe. Ora bisogna fare questo lavoro. Mollare con una mano, quindi dando una leggera tensione al tesa base, quindi alla bugna della base, quindi a questa manovra qui, e cazzare contemporaneamente la manovra dell'avvolgiranda. Ed ecco qui la nostra randa ridotta di superficie a nostro piacimento. In questo caso l'abbiamo fatta molto molto piccola, come quasi una terza mano di terzaroli. Amici, la randa avvolgibile è pensata per l'uso crocieristico, quindi per rendere la vita comoda al crocierista. Non ha le stesse performance che ha la randa steccata, la randa full button è tutt'altra cosa. Infatti è la mia preferita, è la mia scelta preferita per la mia barca. Però diciamo che se facciamo ad esempio charter, se noleggiamo la barca, se facciamo una crociera con la famiglia e vogliamo essere, diciamo, tranquilli, l'avvolgiranda può essere una buona scelta. Cosa importante è saperlo usare, soprattutto stando attenti alla cosa principale, che è quella di non far incattivare la vela, no? Quindi non far bloccare la vela all'interno dell'inferitura. Vi ho spiegato come fare. Allora amici, la randa avvolgibile nell'albero non è proprio il mio ideale, non è il mio sistema preferito. Se proprio dovessi scegliere una randa avvolgibile, sceglierei il sistema avvolgibile all'interno del boma e non all'interno dell'albero, anche perché il sistema avvolgibile all'interno del boma ci dà la possibilità, come nella randa tradizionale o nella randa stack full button, di mollare la drizza randa e portarci giù la randa senza correre il rischio invece che la randa vada a bloccarsi all'interno dell'inferitura, quindi senza poterne tirarla fuori né tirarla dentro. È una situazione che si verifica più spesso di quanto si pensi, soprattutto se la si richiude male, se si fanno fare delle pieghe alla randa, se è un po' vecchiotta, un po' spanciata, quindi si formano le pieghe. Ovviamente la regola fondamentale è quella di non forzare mai. Se vediamo che la randa non fuoriesce in maniera fluida dal boma, non forzate, non vi mettete là che dico tiro di più, no, perché in quel caso andremo a far fuoriuscire le piegoline dall'inferitura e si blocca definitivamente. A quel punto sono problemi, sono dolori. Allora, abbiamo detto che il sistema avvolgibile all'interno del boma è un ottimo compromesso tra
comodità e sicurezza e anche performance, perché all'interno dell'avvolgiranda, all'interno del boma, si può utilizzare anche una randa steccata, quindi con migliori performance. Essendo una via di mezzo tra una randa tradizionale e una randa avvolgibile, dovremo avere l'accortezza per richiudere bene la vela di far sì che il boma sia esattamente e perfettamente perpendicolare all'albero. Quindi, quando andremo ad effettuare la manovra di riduzione, dovremo accertarci che l'ammantiglio sia cazzato ed anche il bang, in modo che il boma sia perfettamente perpendicolare all'albero. Allora, adesso il vento reale. Allora, ora come vento reale siamo intorno ai 15 nodi e proviamo a ridurre un po' la velatura. Come nella randa avvolgibile all'interno dell'albero, anche in quella avvolgibile all'interno del boma, andremo a cazzare la manovra per chiudere la randa, mollando contemporaneamente la drizza, quindi dando un po' di tensione alla drizza in modo che questa si chiuda gradualmente senza formare pieghe. L'andatura per fare questa manovra sarà lo stesso in bolina stretta, come per la randa tradizionale, e la cosa importante sarà quella di mantenere perfettamente ortogonale il boma rispetto all'albero. Ok, avete visto come la randa adesso abbia una superficie minore. Allora, amici, abbiamo visto un po' la differenza tra la randa tradizionale, la randa rollabile all'interno dell'albero e la randa rollabile all'interno del boma. E devo dire la verità, la mia preferenza è sempre per la randa full button. Forse il sistema rollabile è preferibile perché possiamo ridurre la randa quanto vogliamo, quindi basta semplicemente renderla più piccola e non siamo relegati soltanto alla prima, alla seconda o all'eventuale terza mano di Terzaroli, quindi possiamo fare la randa della misura che preferiamo, anche se ovviamente ci sono dei segni precisi che corrispondono alla, diciamo, alla prima, alla seconda mano di Terzaroli come sulla randa tradizionale. Però comunque, dopo averli provati tutti, posso dirvi che il mio sistema preferito è quello che comunque ho anche sulla mia barca, ho scelto anche per la mia barca, è comunque la randa full button con i carrelli con la loro rotaia dedicata sull'albero. Quindi per me, ma è un fatto personale ovviamente, ovviamente ognuno ha le sue preferenze, ma per me la randa full button è la scelta ideale per la barca a vela. Per la mini lezione di vela di oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato chiaro, vi sia stato utile. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, lasciate anche un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video sulla vela. Ciao e buon vento!